Siamo in Abruzzo, una terra abitata da sempre dal lupo, una terra in cui il lupo ha resistito anche nei momenti più bui, grazie alle sue intrinseche capacità, grazie alle caratteristiche di questo territorio e grazie anche all'uomo che lo abita, che da sempre sa conviverci. Qui siamo a Popoli, in provincia di Pescara, all'interno del Parco Nazionale della Maiella, e questo è il Centro del Lupo, una struttura di proprietà dei Carabinieri Forestali. Con gli animali che tratteniamo contribuiamo ad alcune attività di ricerca condotte da università. La coesistenza oggi rappresenta forse la più grande scommessa per la conservazione di questa specie. Vanno ovviamente tenuti di conto, come dire, tutti i punti di vista, anche quelli dei portatori di interesse che si sentono in qualche modo minacciati, ma la storia ci insegna che le risposte si possono trovare. Per vedere i lupi da vicino siamo andati con i Carabinieri Forestali nell'area faunistica del Centro del Lupo. Queste immagini invece sono state girate con la fototrappola, un dispositivo digitale che si attiva automaticamente al passaggio degli animali. La convivenza è possibile perché abbiamo quegli strumenti in grado di garantirla, come le misure di prevenzione, e per misure di prevenzione intendo le recinzioni elettrificate che si possono installare, i cani da guardiania, no? Il famoso pastore abruzzese, insomma il fedele guardiano del gregge. Qui siamo a Scanno, in provincia dell'Aquila, dove Gregorio Rotolo da anni gestisce un'azienda agricola, alleva pecore, mucche e capre. I suoi prodotti sono conosciuti ovunque. Se ti deve fare la pecora, ti deve fare i cani. Il nostro mastino abruzzese è un cane proprio nato con la pecora, con l'uomo e con il lupo, per difendere il gregge dai lupi, ma sempre con l'aiuto dell'uomo. Per 7-8 anni non abbiamo avuto una perdita da lupo, da orso sì, ma da lupo no. E invece nel 2018 abbiamo avuto 3 attacchi. Qua difatti da noi quelli che si lamentano di più sono quelli che non sono originari dei luoghi. Si lamentano, dice lupi, i lupi, ti devi adeguare a quello che fai. Questo è un agnellino appena nato, guarda, c'è ancora la placenta attaccata alla pecora. Tutti gli animali hanno paura dell'uomo, l'uomo è l'animale più cattivo sulla faccia della terra. I lupi, io non ho paura dei lupi, perché il lupo come lo vedi? Fuie. Federico Sisimbro, Sky TG24, Scanno, L'Aquila.